Attesa il collegamento diretto con la CNN, un attimo. Adesso arrivo. Vado? Un attimo, boh. Lo dice lui. Staff, c'ha scritto un cartellino. Perché ce l'ha anche lui. Buonasera, allora nel dare il benvenuto al nostro ospite che conoscete, Mario Ridolfi, volevo fare una brevissima introduzione, non tanto per presentare la personalità che è qui con noi oggi, che è conosciuta, giornalista, scrittore, è stato anche deputato per il Partito Democratico un paio di legislature fa, se non sbaglio. No, la scorsa. La scorsa, no? Non finiscono mai le legislature. L'incontro di oggi pomeriggio è stato voluto, promosso e organizzato dall'associazione Matti da Sposarsi. È un'associazione pro-life, cioè di promozione di tematiche legate alla vita, dal concepimento a fine vita, attiva nel territorio non solo del comune di Villanuova, ma di tutta la Valle Sabbia e di una parte del lago. Abbiamo promosso iniziative, alcuni di voi hanno partecipato, altri magari ne hanno solo sentito parlare, con Costanza Miriano, altre sul fine vita. Dopo questa con Mario Ridolfi, ce n'è in programma una per il prossimo febbraio, che già vi anticipo, con padre Maurizio Botta. Così abbiamo fatto tutte e tre moschettieri. L'idea per questo incontro ci è venuta dopo aver letto il libro che il nostro ospite poi ci presenterà, un libro che raccoglie, se poi avrete l'occasione anche di acquistarlo, numeri, dati, cifre, che analizza i temi più scottanti della nostra vita civile. Ma non è solo un libro di numeri, è molto di più. È un vero e proprio manifesto culturale. È un appello accorato a tutti gli uomini e tutte le donne di buona volontà perché riscoprano e difendano le proprie radici culturali e sociali per contrastare la società del niente che viene avanti oggi. Perché oggi ciò che ci preoccupa di più è la straordinaria imprevidenza dei responsabili della vita pubblica. Ciò che ci fa paura è l'inconsistenza dei nostri opinionisti, la gran parte dei quali è semplice megafono di falsi miti di progresso che ci vengono presentati come conquiste, ma che proprio conquiste non sono. Perché, e qua riprendo, perché nella notte in cui tutte le vacche sono nere, c'è l'assoluta necessità di un raggio di luce, di una voce fuori dal coro, che ci aiuti a capire perché, perché o capiamo o moriamo. Mi invito a fare un applauso a Mario Ridolfi, qui ospite con noi questa sera. Io non amo sti aggeggi, quindi cercherò di parlare senza microfono. Se mi ascoltate vado di diaframma e dovrei arrivare fino in fondo. Levo questo, secondo me fa danni, e la diretta pure Facebook viene meglio per coloro che ci ascoltano sul web. Vi ringrazio tanto, mi piace molto questa definizione, il Matti da Sposarsi, no? È un brand perfetto, un elemento che racconta come ora la famiglia sia diventata oggetto di scandalo sostanzialmente. Ci riflettevo proprio mentre tre giorni fa leggevate sui giornali di tutta Italia che l'Istat ci segnalava la contrazione del numero di nascite in questo paese, l'avete letto sui giornali, no? L'Istat ci dice che abbiamo fatto per un ulteriore anno consecutivo record di denatalità. Ci mancano centinaia di migliaia di bambini e lo stesso giorno, proprio lo stesso giorno, il governo ci informava che il bonus bebè veniva dimezzato dai favolosi 80 euro al mese che avete avuto a 40 euro al mese e tra l'altro solo se avete ISEE 25.000 euro annui. Cioè in sostanza si faceva un provvedimento contro la nascita dei bambini nello stesso momento in cui i dati in tutta evidenza spiegavano che questo paese ha bisogno di bambini. Io arrivavo, proprio percorrevo tutta la strada e qui unisce una serie di paesi per arrivare qui a Villanuova sul Clisi e mi accorgevo che in tutti i bar c'era una fortissima presenza, ma forse totalitaria ormai, di extracomunitari. In alcuni casi mi sembrava di capire una vera e propria piazzetta di spaccio, mi sembrava di vedere, perché ormai li riconosco
questo paese lo attraverso in lungo e largo e capisco dove sono aggregate alcune, diciamo così, operazioni evidentemente malavitose. E mi chiedevo, ci hanno spiegato negli ultimi mesi in particolare che la soluzione è avere sempre meno figli noi e sostituire i nostri bambini che mancano con un paio di milioni almeno di risorse, come le chiamano così, immigrati che vengono possibilmente da quei luoghi che fanno sì che quando arrivano qui possano impattare sulla nostra economia diventando fondamentalmente manodopera a basso costo, quando ci va bene, quando non è direttamente manodopera per la criminalità. E io, guardate, ho scritto questo libro che si chiama O capiamo o moriamo per capire una sola cosa: come sopravvivere in questa condizione. E me l'ha spiegato bene Benedetto XVI, è la pagina in cui si apre O capiamo o moriamo, nel discorso di Ratisbona. Il discorso di Ratisbona è del dicembre 2006, qualcuno di voi forse se lo ricorderà, è un discorso in cui Benedetto XVI, con grande lucidità e vorrei dire con la visione profetica propria di un grande papa, racconta quello che potrà accadere all'Europa, fa dei riferimenti all'Islam molto forti. Per questa ragione Benedetto XVI viene travolto dalle critiche, veramente assalito. Nella mia città, che è Roma, viene ritirato l'invito dell'Università La Sapienza, cioè dell'università principale della mia città, al Papa a parlare in Aula Magna agli studenti. Cioè, per Benedetto XVI c'è l'esecrazione. Cosa ha detto Benedetto XVI nel discorso di Ratisbona? Quello che io ho provato a riassumere nella prima pagina di O capiamo o moriamo, facendo riferimento invece all'ultima pagina del discorso di Ratisbona, quando Benedetto XVI cita il Fedone. Il Fedone è un'opera pre-cristiana, un'opera scritta da Platone, dal filosofo greco Platone, e racconta il dialogo tra Socrate e il suo discepolo Fedone sul tema dell'essere. Come vedete passiamo da questioni tristemente concrete a questioni altissime, ma questa è un po' la caratteristica del libro che oggi presentiamo. E Benedetto XVI, molto semplicemente, con la semplicità dei grandi intellettuali, e sono davvero pochissimi ormai, alcuni li cito nel libro, non sono tutti cattolici, Benedetto XVI dice: non agire secondo ragione, non agire secondo il logos è contrario alla natura di Dio. Mettiamo questa frase al centro della nostra riflessione di stasera. Noi oggi parleremo di questioni che hanno a che fare con la razionalità, con la ragione, con il logos. Per noi che crediamo, ciò ha a che fare anche con il volere di Dio. Ma per chiunque, analizzare i fatti come razionalità è un esercizio utile. Cioè, cerchiamo di capire se quello che stanno facendo è stato fatto alla nostra società negli ultimi mesi e anni fa bene alla nostra società o fa male. E cerchiamo di farlo attraverso argomenti razionali. Non ho i titoli, non ho proprio il pedigree per farvi la predica, e non vi farò prediche oggi qui. Però vi darò dei dati di fatto, che confronteremo con la realtà, poi avrete spazio per le domande, e ci chiederemo se tutto questo che sta accadendo è un bene per la società o sta facendo profondamente il male della società in cui viviamo. Per esempio, il fatto che nascano pochissimi figli, numeri, questo libro ha l'ossessione dei numeri, talmente ossessionato dai numeri che ho rubato, fisicamente rubato, i dati del 2017 che l'Istat pubblicherà tra qualche settimana sulle nascite in Italia. In Italia nel 2017 nasceranno totalmente, alla fine il computo sarà secondo i modelli statistici, 461.000 bambini. 461.000. Ho detto in Italia, non bambini italiani, perché l'8% delle presenze straniere genera il 20% dei bambini. Quindi in realtà i bambini italiani sono molto meno di 400.000. Il tasso di fecondità di una donna italiana è 1,2 figli a donna. Il tasso di fecondità di una donna straniera residente in Italia è di 2 figli a donna.
Il tasso di fecondità di una donna musulmana residente in un paese musulmano è 2,9 figli a donna. E poiché la demografia è una scienza esatta, con questi numeri demografici, cioè meno di 400.000 bambini italiani nati nel 2017, anno in corso, e lo scoprirete perché se ne parlerà molto, ma tra qualche settimana i dati invece sono qui, non capiamo o moriamo, rubati ai professori dell'Istat, con un tasso di mortalità che ha un picco inspiegabile nel 2017. Saranno registrati 707.000 morti. È chiaro? Sono nati meno di 400.000 italiani, sono morti 707.000 persone in Italia, in questo caso sono nella quasi totalità i nostri anziani che sono morti. Il saldo, vi è chiaro, tra 707.000 e meno di 400.000 è che noi abbiamo perso solo nel 2017 oltre 320.000 persone. Lo stesso è accaduto nel 2016, lo stesso è accaduto nel 2015, già nel 2015 si parlò di record statisticamente incomprensibile di mortalità. In più abbiamo battuto ogni anno consecutivamente il record di denatalità. Ogni anno abbiamo perso circa 300.000 italiani. Negli ultimi 3 anni. Vuol dire che è sparita in 3 anni una città come Milano. È sparita. E vi è chiaro che se questo è il trend e non sembra ci siano elementi per invertirlo questo trend, questo paese è destinato a morire. O capiamo o moriamo. Se noi capiamo questi dati, li mettiamo a sistema, cerchiamo di comprendere qual è la ragione profonda per cui i bambini non nascono più. La prima idea che vi viene in testa? Crisi economica. Non ce la facciamo. I soldi. Amici, purtroppo non è così. Ma sempre da questo libro ci sono le serie statistiche dei nati in Italia dal 1861 ad oggi. E scoprirete, con sorpresa che è anche stata la mia quando scrivevo il libro, che l'anno del picco della natalità in Italia, l'anno in cui sono nati in assoluto più figli, è il 1946. 1.660.000 bambini nati. E vi racconto, e non ve lo devo raccontare, mia mamma è nata nel 46, mio papà è nato nel 43, l'Italia dei rapporti che poi fanno nascere i figli del 46 è l'Italia del 45. Che Italia è l'Italia del 1945? Dilaniata da una guerra civile, uscita da 5 anni di guerra mondiale, papà è di Salerno. Salerno è stata bombardata per mesi dagli alleati per poi consentire il famoso sbarco degli alleati al sud. Si moriva di fame, letteralmente, non c'era da mangiare in tavola. Le mense dei ricchi facevano avanzare le scorze, le pelli dei legumi e le davano alla popolazione, si mangiava quello. Eppure il popolo italiano, in quella tempesta, ha fatto nascere 1.660.000 bambini. I nostri ragazzi tornavano dal fronte, tornavano dalla guerra, tornavano nelle loro case, incontravano le loro mogli e volevano speranza. Vedevano la fine della notte e vedevano una luce possibile. Sapete dove? Nella famiglia. Ricominciamo da qua. Ricominciamo dopo tutto quello che ho vissuto, di tremendo e tragico, dal fare l'amore, dal credere nel futuro, dal veder nascere un bambino. 1.660.000 bambini. 1.600.000 nel 47, sempre più di 1.500.000 nel 48 e nel 49. In quel quadriennio nascono 6 milioni di italiani. Nel 1986 il Fondo Monetario Internazionale sottolinea che l'Italia è diventata la quarta potenza economica del mondo. 40 anni dopo, quando quei bambini avevano 40, 39, 38, 37 anni e insieme ai loro genitori si erano rimboccati le maniche e avevano costruito la meraviglia che è ancora oggi questo paese. Quarta potenza economica del mondo. Stati Uniti,
Russia Sovietica, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Italia. Nel 1978 introduciamo nella nostra società quella grande, geniale soluzione che si chiama legge 194, legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Dal 1978 a oggi, numeri, sempre numeri, trovate qui dentro. Quanti bambini abbiamo perso? 6 milioni, esattamente 6 milioni. 6 milioni di bambini uccisi. Mancano 6 milioni di braccia. Nel 2018, a 40 anni dall'introduzione della legge, diremo che non ci sono 6 milioni di italiani che potevano tirare la carretta e creare con la loro gioventù, con la loro forza, con la loro innovazione, con la loro fiducia nel futuro, impresa, innovazione, costruzione di futuro, fisica costruzione di ricchezza. Abbiamo costruito una scelta opposta. Abbiamo deciso di far vincere una cultura di morte. Non trovate incredibile, aprendo i giornali di oggi o di ieri, che l'ultima emergenza di questa legislatura per i nostri politici sia varare le disposizioni anticipate di trattamento per chi è in ospedale, cioè l'eutanasia all'italiana? Non vi trovo incredibile che davanti a un paese che ha una condizione economica con una disoccupazione altissima, disoccupazione giovanile che non sto neanche a raccontarvi, la povertà di 5 milioni di individui, 1.582.000 famiglie dichiarate all'Istat incapaci di arrivare a fine mese, non vi trovate incredibile che il provvedimento di fine legislatura da approvare con necessità ed urgenza è il biotestamento? Non vi sembra che stia funzionando tutto al contrario? Devono nascere più bambini, taglio il bonus bebè. C'è qualcosa che non funziona. Devo costruire una popolazione che diventa più forte, più solida, basata anche sulla propria cultura, su una cultura della speranza e della vita, faccio una legge come ultima emergenza sulla morte. Io ho provato a riassumere, non capiamo o moriamo, questa sensazione di irrazionalità complessiva che provo sulla mia pelle. Il libro si intitola così per via di una editoriale che ho scritto il 14 novembre di 2 anni fa. 2015. Il 13 novembre, qualcuno se lo ricorderà, era una data come il 13 novembre di quest'anno. Noi stavamo guardando le partite di calcio. Il 13 novembre è la data in cui siamo stati eliminati dal mondiale. Adesso ce lo ricordiamo, no? Brutta figura fatta con la Svezia. Ebbene, il 13 novembre, 2 anni prima, stavamo guardando le partite di calcio delle nazionali. Giocava anche l'Italia. A un certo punto ci arriva una notizia mentre stiamo guardando la partita che in un altro stadio, è lo Stade de France di Parigi, durante la partita della nazionale di Francia esplodono alcune bombe, non si capisce se erano ordigni, bombe carta, poi si saprà che era l'avvio di una notte tragica. È la notte in cui c'è il primo morto allo Stade de France, poi ci sono i comando dell'ISIS che vanno verso dei ristoranti, delle brasserie del centro di Parigi e cominciano a sparare addosso agli avventori. E poi convergono su una sala da concerti che si chiama Bataclan, vi ricorderete, e esplodono centinaia di colpi di armi automatiche contro i ragazzi che stavano ascoltando il concerto di un gruppo che si chiama Eagles of Death Metal. Quella nottata è una nottata talmente tragica che mai il bilancio di vittime così pesanti è stato così pesante in un altro momento della storia francese nei confronti dei civili. Parigi ha subito persino l'occupazione nazista, ma neanche i nazisti erano riusciti a fare tanti morti tra i civili in una sera sola. Muoiono 130 persone, 328 feriti. Ci ricordiamo, io scrivo appunto sul quotidiano, un piccolo quotidiano che si chiama La Croce, che dirigo, una riflessione su quello che sta accadendo. Mi ricordo queste scene dei ragazzi che si calavano dalle finestre a 5 metri d'altezza, davvero una scena che sembrava infernale. La mattina dopo, all'alba, compare davanti al Bataclan un pianoforte nero a coda. Un signore si siede e si mette a suonare evidentemente un brano di Commiato per 130 morti. E quel brano inizia col verso: immagina e spera che non ci sia il paradiso. Imagine.
Imagine There's No Heaven. E io ho trovato davvero lì il culmine della follia a cui eravamo arrivati, no? Tu vai lì a salutare 130 amici che hanno appena perso la vita, hai davvero la sensazione terribile. Sentivo io dall'Italia la fatica del poter anche solo commentare quello che stava accadendo, e il nostro commento davanti al mondo era Imagine There's No Heaven, senza neanche riuscire a capire che quelli che erano avvenuti dallo Stade de France, governati dall'ISIS per fare poi tutta questa azione, erano ragazzi di 20, 21, 22, 25 anni che sono andati a uccidere sapendo di essere uccisi. Nessuno di loro è sopravvissuto a quella sera. Sapevano perfettamente di essere uccisi e andavano a morire oltre che a uccidere pensando di andare in paradiso. Nella loro testa malata l'idea era tutto quello, era per il paradiso. Noi ci ritrovavamo davanti ai nostri morti a piangere senza neanche pregare che fossero in paradiso, senza neanche sperare che fossero in paradiso, anzi augurandoci che il paradiso non ci sia. Quanto era irrazionale quel momento, quanto era chiaro che una guerra tra persone che ti vengono a sparare e ammazzare, pronte a morire per la loro fede, combattuta contro noi che non sappiamo più neanche cosa stiamo difendendo, è destinata a essere una carneficina. E noi ne siamo talmente consapevoli che sapete come abbiamo risposto? Abbiamo risposto con i meccanismi che in psicanalisi si definiscono meccanismi di rimozione. Noi facciamo in modo di non ricordarcelo più. Cerchiamo ogni volta di cancellare quell'Imagine There's No Heaven. Voleva dire veramente, immagina che non ci siano questi morti. E continuamente facciamo così. Mentre un tempo era il tempo della memoria. Io sono cresciuto, come tanti di voi, in una stagione che era una stagione dove si sparava, no? La stagione degli anni di piombo, del terrorismo. Io posso dire di essere diventato quello che si appassionava di politica da bambino, perché ero a Roma in un giorno in cui a Roma spararono a 5 agenti della scorta e rapirono un politico cattolico e lo uccisero poi. Perché ero a Roma quel giorno del 1980 in cui sulle scale dell'università della mia città hanno ucciso Vittorio Bachelet, presidente dell'Azione Cattolica e vicepresidente del CSM, cattolico. Ero a Roma quando mi arrivò l'eco, stavo partendo per le vacanze, immagino come molti di voi, in una stazione ferroviaria, il 2 agosto era esplosa una bomba, aveva fatto 85 morti e oltre 200 feriti. Lo conserviamo come memoria. Se io vi dico 2 agosto 1980, lo ricordate immediatamente cosa è successo. Non eravate lì, non eravate protagonisti, ma ve lo ricordate. Se io adesso vi dico 22 maggio 2017, neanche 6 mesi fa, che è successo? E io ho dovuto scrivere in questo libro l'elenco di tutti gli attentati che sono avvenuti dall'11 settembre 2001 a oggi, e noterete quanti sono. Sapete quanti morti hanno fatto? 5-6 volte più di tutti e due i decenni dell'anno di piombo in tutta Europa. Il 22 maggio del 2017, in una sala da concerti, ancora una volta una sala da concerti dove c'erano solo bambini e adolescenti, un ragazzo di 22 anni si è fatto esplodere uccidendo 23 bambini, 23 adolescenti, 23 ragazzi. Una bambina di 8 anni che si chiamava Saffi è morta lì al concerto di una rock star che si chiama Ariana Grande. Neanche 6 mesi fa. Noi ormai rimuoviamo questa guerra che sta avvenendo. Il capitolo più lungo di O capiamo o moriamo è il capitolo con l'elenco degli attentati. Uno dopo l'altro, due donne sgozzate a Marsiglia da uno che si era radicalizzato nelle carceri italiane, perché funziona così, e qui vi metto l'elenco dei numeri degli islamici e del perché sono lì e perché poi si radicalizzano nelle carceri italiane. Il sacerdote ucciso perché non voleva, dentro la sua chiesa, commettere sacrilegio, e allora ucciso. E guardate, scoprirete in questo libro tanti avvenimenti, uno dopo l'altro, di cui non ricordate più nulla.
perché avete fatto questo lavoro. Nella testa pensare che il pericolo non ci sia. Sbianchettiamolo, facciamo l'operazione di rimozione. E invece noi il lutto lo dobbiamo elaborare, dobbiamo capire che il problema qui non è l'offensiva dell'Islam. Il problema siamo noi. Il problema è tutto nostro. Il problema è che non sappiamo più cosa stiamo difendendo. Il problema è che pensiamo che sia la difesa dell'iPhone, la difesa della pericena, l'orizzonte ideale su cui dobbiamo muoverci per fare questa battaglia. E non basta, signori, per l'iPhone non si vince. O torniamo a riflettere che quando queste offensive sono arrivate alle porte d'Europa non è la prima volta. Lo sapete, non ve lo devo dire io, sono 14 secoli che avviene questo tipo di pressione. E arriva sempre più vicina, arriva poi a un punto in cui è talmente vicina in cui bisogna rispondere. E tutti quelli che sono sempre frantumati in mille rivoli si riuniscono. Sapete accanto a cosa si riuniscono? Accanto alla radice vera di questa terra che è l'Europa. E la radice vera è una sola, è la croce, è la profonda, radicale natura ideale di quel che noi siamo. Ormai ve lo dovete far spiegare da Cacciari che c'è il Natale al fondo di una civiltà. In questo libro ho dovuto citare Michel Onfray, ho dovuto citare Michel Houellebecq, cioè filosofi e pensatori marxisti e atei che ci vengono a spiegare a noi cattolici che dobbiamo difendere il nostro patrimonio religioso, usano questa espressione, perché, dice Michel Onfray, senza religione non c'è civiltà. E noi siamo invece diventati improvvisamente tutti tiepidi, tutti molto accorti, non pestiamo i piedi a nessuno, non diciamo la verità. Dove è arrivato? Lui mi veniva prima. Dobbiamo parlare in parrocchia, dicevi, no? Di biotestamento, ma il parroco dice che è un argomento un po' divisivo. Attenzione, ai ai ai, se vi dico gender, aio, se vi dico unioni gay, parrocchia no, per favore in parrocchia no. Il problema non è l'Islam, il problema siamo noi, il problema siamo, ma noi che cavolo facciamo per difendere ciò che è il nostro radicamento? Ragazzi, se ci sradicano siamo canne al vento, senza radice siamo niente. Che risposte diamo? Ieri ero in televisione in prima serata a dover discutere con un sacerdote che si chiama Don Biancalani, qualcuno mi ha visto, e questo mi doveva spiegare che era necessario che a casa mia a Roma la soluzione dell'emergenza nazionale sia dare 1.000 euro alle famiglie al mese per fare figli, per avere più soldi in casa, per crescere, per investire nell'istruzione, solo se accoglie il nigeriano. E io rispondo, facendo vedere questo simbolo anche in televisione, che io credo che l'emergenza sia fare il reddito di maternità oggi, non accogliere il nigeriano. Io penso che l'emergenza, se mi spiegate che servono 2 milioni di persone, altrimenti non ce la facciamo più a pagare i conti, io penso che debbano essere 2 milioni di nostri figli. E che sarebbe meraviglioso se sta ragazza bionda tanto carina, quanti ne hai fatti? Zero. Bene, allora cominciamo, no? Adesso non vi sto invitando a corteggiarla, però guardate, insomma, cioè, è possibile che abbia fatto 0. È possibile. Allora, noi dobbiamo investire su questo. Dobbiamo costruire questa straordinaria evidenza della bellezza dell'essere famiglia. Io sono ritrovato a 20 anni con quella che sarebbe poi diventata mia moglie, che era rimasta incinta, e mi sono trovato con la società tutta intorno che mi diceva: ma no, 20 anni è troppo presto, ma no, devi andare a fare finire l'università, ma no, vuoi fare il giornalista, questa cosa ti intralcerà. Quelli che me l'hanno detto non me l'hanno detto bugie, è vero, ma intralciato. Ho smesso di fare il giornalista, ci ho messo 8 anni e mezzo a diventare giornalista professionista da quel giorno là. Perché quando è nata mia figlia Livia, sono andato a fare il cameriere da McDonald's perché gli devo dare da mangiare.
E quindi il grande sogno di scrivere e fare l'intellettuale mi sono messo in quel posto. Ma veniva prima. Lo sentivo nell'animo che veniva prima, e vi giuro che non era un cattolico, come dire, ideale, anzi, tutt'altro. Ma sentivo che veniva prima. E sentivo che la forza che mi avrebbe dato, la responsabilizzazione che mi avrebbe dato diventare genitore, anche costringendomi ad andare a imparare la filosofia dello spruzzo. Io che studiavo filosofia all'università ero molto infastidito da questa cosa, che bisogna spruzzare di tre quarti sui tavoli il prodotto, altrimenti se ne spende troppo, capito? Mi avrebbe formato però, mi avrebbe fatto capire alcune cose, mi avrebbe fatto capire che per un figlio si fa ogni sacrificio, si fa ogni lotta, si costruisce ogni condizione affinché il suo benessere, non il proprio, sia assicurato. E allora ti cambia tutta la prospettiva, allora cambia la società. Allora una società che ha il coraggio di investire su questo. E la nostra proposta è reddito di maternità. Noi ci ripresentiamo, come sapete, alle elezioni come Popolo della Famiglia, qui ci sono persone che simpatizzano, persone che sono vicine, persone che magari pensano sia meglio fare altro, ma noi diciamo che è necessario e fondamentale che al prossimo Consiglio dei Ministri ci siano dei cattolici che senza se e senza ma, senza aprire negozio, senza fare tradimento, senza vendersi, si siedano e dicano: noi ci sediamo e vi diamo i numeri per fare la maggioranza solamente se con decreto di necessità ed urgenza garantito dalla norma costituzionale varate qui ed ora il reddito di maternità di 1000 euro al mese per le donne che fanno figli, non 40 euro, 1000 euro al mese. E vedete che cambia la società italiana, vedete che cambia radicalmente. Voglio liberare le donne dall'idea che debbano per forza andare a lavare le scale per 600 euro al nero, o debbano fare le segretarie degli avvocati, dei dentisti, dei commercialisti, e poi dopo 12 ore di lavoro andare anche a casa col sorriso e mettere in piatto il piatto in tavola. Voglio che, se la scelta è quella lavorativa, sia una scelta voluta, piena, consapevole. E viva le donne che lavorano, ma viva anche quelle donne che dicono: sto a casa perché è un lavoro crescere mio figlio, è un lavoro stare accanto a mio marito. Questo vuol dire essere popolo della famiglia. E se non ripartiamo dalla famiglia, se non ripartiamo da questa straordinaria libertà, che è il gioco leggero del dovere qualcosa a qualcuno, che sia il nostro coniuge, che sia il nostro figlio, che sia il nostro retaggio culturale, che sia la nostra fede religiosa. Se non ripartiamo da là, se continuiamo a pensare che tutto sia solo autodeterminazione, finta idea di libertà, cultura del niente, come diceva bene Francesco, giusto? La cultura del niente porta al niente. Noi abbiamo una sola possibilità: tornare a raccontare al popolo chi è il popolo italiano, chi siamo noi, tornare a innamorarci di noi stessi. E non pensare che ogni modello che arriva dall'estero sia un modello di progresso, di travalicante novità, di modernità. Io penso davvero che quando hanno fatto la legge sulle unioni civili, alcuni di noi hanno battagliato in maniera vibrante, non l'hanno fatto per bigottismo. L'hanno fatto perché sentivano messe in crisi alcune verità evidenti, e la prima delle verità evidenti riguarda, come sempre, qualche debole. Noi ci siamo battuti per i più deboli, a partire dai figli, evidentemente, perché potranno raccontarci tutte le storie che vogliono e metterci tutte le volte che vogliono Nichi Vendola in copertina sui settimanali patinati. Ma quella non è famiglia. Quello è il modo con cui si vuole distruggere la famiglia, perché vuoi inoculare nell'ordinamento giuridico l'idea che tutto è famiglia. Quando fanno questo, tutto è famiglia, equivale a voler dire che niente lo è, vi è chiaro questo? Perché la famiglia è descritta e definita nel nostro ordinamento giuridico. È definita dall'articolo 29 della Costituzione, e non l'ha scritto un bigotto, non l'hanno scritto nei sacri palazzi. Sapete chi è l'autore dell'articolo 29 della Costituzione?
prima ve lo recito. La Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E l'autore di questo articolo, senza cui non sarebbe emerso con questa dizione, si chiama Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. Quando uscì questa dizione, per la verità, fonte nei lavori preparatori della Costituzione e l'attività di alcuni parlamentari cattolici, ci fu l'aggressione dei radicali, dei socialisti, a questa, e anche dei socialdemocratici a questa formula. Venne difesa da Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti era il segretario del Partito Comunista Italiano e non era un momento in cui fra comunisti e cattolici si andava molto d'accordo. I cattolici erano stati addirittura uccisi in molti casi dai partigiani comunisti nella guerra civile e quella di liberazione post fine della Seconda Guerra Mondiale, e i cattolici, la Chiesa, aveva scomunicato i comunisti. Quindi non stiamo parlando di un momento di relazioni serene. E di più, Palmiro Togliatti in quel momento, nella sua vita personale, aveva lasciato la moglie con cui aveva fatto la guerra partigiana e si era messo a vivere more uxorio, come si dice, con una giovanissima parlamentare dell'Assemblea Costituente, destinata a diventare molto nota. Si chiamava Nilde Iotti. Quindi nella sua vita personale Togliatti non aveva le condizioni descritte dall'articolo 29 della Costituzione. La Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Ma Togliatti sapeva che quello era il paese, quella era l'Italia, quella era la forza dell'Italia, tant'è che la dizione dell'articolo 29 non dice la Repubblica tutela la famiglia, ma riconosce la famiglia, cioè afferma che la famiglia è un soggetto preesistente al dato giuridico, è società naturale che si costituisce con un istituto che si chiama matrimonio, e quel matrimonio è fra uomo e donna, venne poi anche spiegato in sede di sentenza della Corte Costituzionale fino al 2010. Questo paese, mentre io scrivevo di unioni civili in questo libro, possono raccontarlo in mille maniere, possono farvi tutte le trasmissioni su Rai 3 che vogliono, ma è sempre raccontato dai numeri. Le unioni civili, dopo un anno e mezzo dalla loro introduzione, hanno fatto registrato 2000 unioni, 2000. E nonostante tutto quello che è stato fatto contro la famiglia, 29 milioni di italiani sono ancora uniti in regolare matrimonio. 29 milioni di italiani. Allevano 15 milioni di figli. 10 milioni sono i minori, 5 milioni i maggiorenni non autosufficienti. Si fanno carico di 3,2 milioni di disabili, perché la disabilità è sostenuta dalla famiglia. Si fanno carico degli anziani non autosufficienti. La famiglia è l'architrave di questo paese. Fa supplenza su tutto ciò che uno Stato ingrato non riconosce a questa società naturale. Siamo stati 6 settimane fa, come dire, sbalorditi, andando ad assistere alla Conferenza Nazionale sulla Famiglia. Attilio, che dici? I cattolici ci spiegavano le gerarchie, che era la grande occasione, visto come sono attenti alla famiglia. C'erano tutti schierati, il Presidente del Consiglio, la mia meravigliosa sindaca di Roma, straordinaria. Ci è arrivato Maria Elena Boschi, sono venuti tutti. Poi è venuto quello che conta, che si chiama Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia. È salito e ha detto, posso riassumervi il discorso con queste 5 parole, bamboli non c'è una lira. Questo è stato il discorso di Pier Carlo Padoan. Per la famiglia c'era zero, c'erano tante chiacchiere, ma zero. E si è visto, c'era qualcosa in meno di zero, c'era il dimezzamento del bonus bebè, qualcosa in meno di zero. E poi è salita Laura Boldrini e ci ha spiegato che però la grandissima novità di questa legislatura è che non dobbiamo più dire famiglia, ma possiamo dire famiglie. Perché adesso, no?
la legge Cirinnà aveva portato e bla 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 bla. Vedi amici miei, io giro l'Italia per fare le presentazioni di O capiamo o moriamo, incontrare il popolo e la famiglia in tutto il paese. Sono stato la settimana scorsa a fare una cosa proprio, il giro d'Italia era Nocera Inferiore Schio, che è un pochino faticoso, poi dicono che i ciccioni non fanno movimento, però ha anche un gran pregio, ti mette davanti Italie diverse. Quando arrivo a Schio, anzi a Malo per la precisione, vicino a Schio, mi portano questo giornale in cui una coppia, in cui c'è un architetto jazz ultra settantenne, ha usato l'unione civile per mettersi con questo architetto, sì, anziano, con un batterista jazz cinquantenne. Non sono omosessuali, lo dichiarano, non siamo omosessuali. Voglio trasferire la pensione di reversibilità al mio amico più giovane. Al limite della truffa, secondo voi? Un pochino, no? Se lo fa la badante rumena, non va bene. Chiediamo alla Cirinnà, l'autrice della legge. Si chiama interpretazione autentica per quelli che hanno studiato giurisprudenza. Il legislatore ti dice se si può fare o no. Talmente sono risibili i numeri della legge Cirinnà che la Cirinnà ha detto sì, sì, si può fare tutto, va bene tutto, va bene anche quel meccanismo là. Io sono stato ispirato anche in questo caso a scrivere un articolo e un editoriale per il mio quotidiano, piccolo quotidiano La Croce, e l'ho intitolato così: signori, mollate le mogli, puntate ai suoceri, perché è di tutta evidenza, è di tutta evidenza. È ovviamente una battuta, però col divorzio breve si fa facile. Quello là che ci avete appresso da 40 anni, non pescato, e via. Divorzio breve, rapidissimo, costa poco, puntate al suocero, tendenzialmente, statisticamente muore, e voi incassate la reversibile. Il che fa un po' ridere, e giustamente la considero battuta per ora. Venivo da Nocera Inferiore, che ha la disgrazia di avere una cosa, è la provincia che conosco forse meglio, essendo mio papà salernitano e appunto conosco quelle terre in maniera diretta. Aspetto che l'esperienza di Schio venga conosciuta a Nocera Inferiore, che è la provincia che ha la più alta incidenza di pensioni di invalidità in Italia a storpi, ciechi e sciancati che vanno in motocicletta, d'accordo? Attenti, ancora una volta battute. Fuori da battuta invece, il presidente Tito Boeri dell'INPS ha detto: sta roba della pensione di reversibilità contenuta nella legge Cirinnà non vale 1 milione di euro come avete scritto nei lavori preparatori del parere della commissione bilancio in Parlamento. Questa roba costa centinaia di milioni di euro. Centinaia di milioni di euro. Vuoi stare vicino a un debole? Ricordati sempre che la pensione di reversibilità è stata istituita in questo paese per sostenere una categoria precisa di persone, le donne alla fine di un percorso di vita che hanno dedicato la loro vita alla famiglia. La mia mamma ha 71 anni, ha fatto per tutta la vita la mamma e la moglie, era una funzionaria d'ambasciata, ha lasciato il lavoro quando sono nato io nel 1971, anche molto ben retribuito, perché ha preferito stare con i suoi figli. Papà è morto un anno fa, una parte del libro è dedicata alla figura di mio padre, ciò che resta è la pensione di reversibilità con cui mia madre vive. L'istituto della pensione di reversibilità non è un istituto che trovate in giro per il mondo, sapete? Se prendete un aereo e andate negli Stati Uniti, chiedete a qualcuno se esiste la pensione di reversibilità, vi fanno una risata. Neanche la sanità gratuita c'hanno, figuriamoci la reversibilità. È stata immaginata perché il nostro paese era fatto così, perché il nostro paese era fatto da milioni e milioni e milioni di famiglie in cui un po' di milioni di donne facevano quel lavoro là, stavano a casa e alla fine della loro vita, se non ci fosse stato l'istituto della pensione di reversibilità, si sarebbero ritrovate con il niente. Se tu intervieni e cominci a fare un lavoro che la pensione di reversibilità finisce al batterista jazz, una volta ridi,
poi arriva a Nocera Inferiore, poi diventano confetti arcobaleno in mezza Italia. Poi comincia Tito Boeri a dire che questa roba costa troppo, e quello che si sta già vedendo è che la pensione di reversibilità viene sempre progressivamente limata, tagliata, e un giorno vi diranno che la pensione di reversibilità è un istituto che non ci possiamo più permettere e che c'è solo in Italia. Guardate com'è bello il resto del mondo senza la pensione di reversibilità. L'attacco alla famiglia è questo. L'attacco alla famiglia, scrive la legge Cirinnà, che è divisa in due capitoli. Primo capitolo, le coppie omosessuali. Secondo capitolo, le coppie eterosessuali. Leggetele le leggi fanno costume. Leggetele, le ho lette per voi, stanno nel libro. La prima parte, grande novità e unica novità, perché mica avete creduto alla storia che la legge Cirinnà serviva per far visitare il compagno in ospedale. Quella era tutta roba già normata, già tranquillamente risolta. È stata fatta solo per avere la reversibilità della pensione. Andate nella seconda parte. Legge, prima parte, l'hanno usata in 2000 e l'Istat certifica che le coppie omosessuali conviventi sono 5.962 in Italia. Ripeto, coppie omosessuali conviventi, non gli omosessuali in Italia. Quelli che regolarmente e stabilmente convivono. Sono 5.962 e in effetti 2.000 hanno usato quella norma. Seconda parte della legge, le coppie eterosessuali di fatto, quelle si chiamano coppie di fatto, sono 1.000.000, possono accedere allo stesso identico istituto, si chiama unione civile, 1.000.000, allevano 700.000 bambini. Uno di questi uomini è morto a Nassiria, non era sposato ma aveva 3 figli. Cosa c'è per le coppie eterosessuali nella legge Cirinnà? Gliela danno la reversibilità? Se muore l'uomo no, se muore la donna neanche, non c'è, non c'è la reversibile, c'è solo per la parte A, cioè per i 5.962. E ogni volta che dico questa cosa c'è gente che scuote il capo e dice è incredibile, è esattamente così, è esattamente così, perché è stata una legge voluta da una lobby. E una lobby non è un popolo. Una lobby è un piccolo segmento che si fa piccoli interessi, che si fa finanziare i corsi gender nelle scuole per fare soldi, signori, per fare quattrini. Che si fa organizzare il Gay Pride, la festa arcobaleno e l'azione contro il bullismo omofobico e tutte queste cose solo per ampliare la dimensione di denaro e di potere. Si fanno dare 1.000.000 dall'UNAR per fare il centro antiviolenza. Poi scopri nel servizio delle Iene che il centro di antiviolenza l'hanno messo in una sauna dove si prostituiscono dei minorenni per la loro sessualità promiscua. Lì fanno il centro antiviolenza. Non lo dice Maria Di Nolfi, eh? Hanno fatto i servizi con tanto di inquadrature. E mi perdoneranno, in quelle inquadrature c'erano uomini appesi così, con degli argani, dico bugie, Attilio, penetrati col braccio fino a qua. Come fai a farti trattare in quella maniera? Solamente se sei sotto effetto di sostanze stupefacenti, è ovvio, e quelli sono luoghi di spaccio di droga e di prostituzione minorile. E la presidenza del Consiglio dei Ministri con l'ufficio dell'UNAR finanzia come centro antiviolenza quel contesto, con un bando da 999.763 euro, perché se tocca 1.000.000 di euro poi finiscono sotto magistratura contabile. Sapete quanti trucchi, quanta roba di questo genere ogni giorno arriva attraverso le vostre amministrazioni locali, attraverso l'amministrazione regionale, attraverso il dipartimento che ho citato nella presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso i fondi europei? Una valanga, un fiume di quattrini. Tutto questo è motivato da un business colossale. La politica che non vuole bambini, la politica di George Soros, della Open Society Foundation, che ha appena rifinanziato con 18 miliardi di dollari, l'ha fatto 3 settimane fa, è la massoneria internazionale che governa queste operazioni. Se metti 18 miliardi di dollari, un segmento del quale va a finanziare una società che si chiama Havas, che lavora sulla comunicazione in Italia, ed è l'ufficio stampa di Marco Cappato. Marco Cappato ha scritto un libro, si chiama Credere, Disobbedire, Combattere, una cosa del genere.
ovviamente esce per Rizzoli, non autostampato come capiamo moriamo, e ovviamente va in tutte le televisioni d'Italia. L'avete visto in qualche televisione questo? Perché Havas ha delle leve in mano per farvi entrare nella testa l'idea che sia meravigliosamente progressista portare un sofferente in Svizzera e farlo ammazzare, ovviamente se porta con sé 15.000 euro, perché se DJ Fabbo ci va senza un euro in Svizzera, e lì la pietà non scatta più, è una pietà un po' a gettone quella. E guardate bene, quando io vedo l'immagine di DJ Fabbo, evidentemente provo empatia, è studiata in questa maniera la comunicazione, no? Ti fanno vedere una storia in cui ti dici, se fossi in quelle condizioni anch'io, questo pensi, è umano. Ma noi dobbiamo ragionare sul perché vogliono quel tipo di ordinamento giuridico, non risolvere quel caso. Perché vogliono una norma come quella svizzera in cui il suicidio assistito sia consentito. Perché vogliono una norma come quella olandese, belga o lussemburghese dove si può ammazzare con una siringa di pentobarbital un malato, qualsiasi sia la sua malattia, anche se non comporta dolori fisici insostenibili. Semplicemente su un atto di volontà che poteva essere firmato 30 anni prima. Ragioniamoci un attimo, perché il piano è sempre quello razionale. Perché? Perché vogliono che nascano sempre meno bambini, soprattutto se hanno problemi? Perché sono sistematici gli aborti dei bambini down? Perché da 5 anni in Islanda non nascono più? Perché in Danimarca sugli ultimi 1800 ne sono nati solo 2 e tutti gli altri sono stati abortiti? Perché il video che incoraggia le mamme a sostenere anche una gravidanza qualora ci fosse un rischio in Francia è stato vietato dalla TV pubblica, si chiama Dear Future Mom, e andatela a guardare su YouTube e capirete di cosa stiamo parlando. Perché tutto questo? Perché deve nascere poca gente e deve essere ammazzata quando è in condizione di non essere più produttiva? Perché insistono così tanto? Lo siete chiesto? Perché proprio il biotestamento è la legge fondamentale da fare adesso? Provo a spiegarvelo molto semplicemente e passo proprio dall'esperienza personale, perché io vengo appunto da questa condizione. Mio papà ha fatto il servitore dello Stato fino a 67 anni, è andato in pensione, 3 giorni dopo essere andato in pensione ha avuto un infarto devastante ed è rimasto 6 anni in vita in maniera molto, diciamo così, difficoltosa. Le diagnosi dei medici erano quelle, si chiamavano diagnosi infausta, era impossibile la guarigione, poteva solo morire, il problema era quando, in mezzo a condizioni di grande sofferenza. In quelle condizioni, senza ombra di dubbio, in altre situazioni normative avrebbe subito appunto l'onta dell'eutanasia. Vi posso dire anche davanti a me ci sono stati momenti, non vi racconto che sia tutto semplice, come mio papà diceva, trovami una scorciatoia, facciamola finita. La scorciatoia che io trovavo tutte le volte era portargli davanti Clara, l'ultima mia bambina. Vuole stare con te, nonno? Vuole crescere e vedere ancora il nonno, vuole ricordarselo. Mio padre è una persona molto concreta, molto dura per certi versi. Quelli sono stati anni che sono serviti a me a riavvicinarmi alla sua persona. Sono stati anni in cui ho cercato di spiegargli perché un giorno, che era proprio del dicembre di 5 anni fa, quando finiva la legislatura precedente, decisi di non ricandidarmi in Parlamento. Signori, la vita del parlamentare è molto comoda, guadagni un sacco di soldi e non fai niente, la semplifico. E mio papà mi spiegava sempre, ricordati Mario, che il lavoro del parlamentare è restare parlamentare, con la sua concretezza un po' brutale. Io venivo da 2 processi per omofobia subiti dai probiviri del Partito Democratico, venivo da una sconfitta, io sono tra quelli che volevano sostenere Matteo Renzi nella prima fase della sua storia per battere i comunisti internamente al Partito Democratico, e perdemmo piuttosto male quella battaglia contro Bersani, D'Alema, qualcuno se lo ricorderà, e avevo deciso di dire basta,
perché i valori non riuscivo a esprimerli, l'attività parlamentare non mi aveva gratificato da quel punto di vista e decisi di non ricandidarmi nella legislatura successiva. Potevo farlo molto agevolmente, noi avevamo un meccanismo che si chiama parlamentarie, per cui il deputato di prima nomina si ripresentava senza neanche dover raccogliere firme e avendo io anche una certa notorietà televisiva era abbastanza semplice che venissi confermato. Scelsi di non farlo, lo dissi a mio papà e papà urlò molto brutalmente, insomma, ma che fai? In effetti aveva un po' ragione, io mi andai a iscrivere all'elenco della disoccupazione del mio ordine, io sono un giornalista, uscivo da quell'esperienza e andai a fare il disoccupato. E papà non la sopportava sta cosa che con gli amici al bar prima ero onorevole e mo ero disoccupato. E faticava a spiegarla proprio. Per aiutarlo scrissi un piccolo libro che si intitolava Voglio la mamma. E il papà la prese male perché c'era solo la mamma, ce lo dovevo intitolare Voglio la mamma e il papà. Ma eravamo nella fase conflittuale, quindi uscì Voglio la mamma, che era un libro davvero piccolo, destinato a 500 copie, a spiegare le ragioni di una scelta valoriale. E poi quel libro ebbe un successo particolare ed eccomi qua, sostanzialmente la faccio breve, passati 4 anni da allora. 3 giorni prima di morire, io ero candidato sindaco del Popolo della Famiglia a Roma, in quella che mio padre considerava l'ennesima cazzata di Mario, così la definiva, però venne a firmare la mia candidatura a sindaco e 3 giorni dopo è morto. Questo ha rinsaldato evidentemente una vicenda e io dico sempre grazie al Signore perché quegli anni così faticosi hanno costruito questo. La possibilità di spiegarci, di parlarci, di incontrarsi con tanti poi che hanno incontrato papà in quegli anni della sofferenza. Il 26 aprile muore, incontro il primario che lo aveva in cura e mi dice: Mario, curare tuo padre, che non ha nessuna possibilità di guarire, è costato alle casse pubbliche 500.000 euro. L'iniezione di pentobarbital che viene praticata nel suicidio assistito svizzero come principio attivo costa 13 euro. Tu non puoi non considerare questo dato. E questo dato l'ho riverso qua. Signori, non stanno facendo la cortesia a DJ Fabbo. Stanno ammazzando ogni anno, i numeri trovati non capiamo o moriamo, decine di migliaia di persone. In Svizzera, Olanda, Lussemburgo, Belgio, e lo fanno semplicemente perché è un elemento di risparmio colossale per le casse dello Stato. Quando voi avete vissuto la vicenda di Charlie Gard, lo avete capito o no? Che l'eutanasia raccontata come elemento di autodeterminazione è una colossale truffa. Charlie Gard poteva decidere di morire, lo aveva deciso lui. Coloro che avevano potestà legale su Charlie Gard, i suoi genitori, hanno deciso che Charlie Gard doveva morire. I genitori hanno portato i protocolli medici perché lo volevano curare. Dei protocolli medici che erano la cura possibile per Charlie Gard in un altro ospedale negli Stati Uniti, ve lo ricordate? Poi è intervenuto il Papa, poi è intervenuto Donald Trump. Poi è arrivato all'ospedale Bambin Gesù col suo protocollo medico. Ma quello Stato aveva deciso che Charlie Gard doveva morire. Perché il disabile va soppresso e deve diventare una policy statale. Se voi leggete i criteri con cui si governa la sanità nel Regno Unito, i protocolli di cura nel Regno Unito, vi accorgerete che per esempio quelli come me, gli obesi al terzo stadio, non accedono ad alcune importanti cure salvavita. E non ci so solo io però, ci sono i dementi, la demenza senile riguarda in Italia 2 milioni di persone, ci sono le persone con condizione cardiovascolare che non può essere considerata sana,
ci sono i fumatori accaniti, ci sono quelli che hanno tentato il suicidio. Vengono tutti considerati cosa fallata. Perché il sistema ha cominciato a pensare a come poter controllare i costi in una stagione in cui la prospettiva di vita si allunga. E il sistema è l'abbattimento sistematico dei non produttivi, sia non facendoli nascere che abbattendoli da anziani o da malati. È un elemento statistico evidente. I casi non sono i casi DJ Fabo. I casi sono quelli della signora che ho messo e raccontato in O capiamo o moriamo, una signora olandese che quest'anno ha firmato proprio una disposizione anticipata di trattamento, proprio quello che vogliono farci firmare a noi, in cui 30 anni prima aveva scritto che se fosse stata in condizione di non intendere e volere doveva essere sottoposta a trattamento eutanasico. Bene, la signora diventa demente e viene messa dai figli in una struttura che ha avuto esperienze di demenza senile, Alzheimer, insomma, sono varie malattie. Sa che la persona può diventare anche molto molesta, soprattutto la notte, perché non dorme in termini continuativi. Questa persona era diventata molesta in questa struttura olandese, il medico chiama i figli e dice: venite, bisogna fare l'eutanasia a vostra madre. I figli accorrono, il pentobarbital, il medicamento che vi ho indicato prima, è un principio attivo che serve a sopprimere i cavalli. Quando si azzoppano e devono essere soppressi si usa il pentobarbital. Quindi se lo dai all'uomo, l'uomo lo rigetta, lo vomita. Per questo, prima di somministrare il pentobarbital, nei trattamenti eutanasici si dà un antiemetico, cioè un medicamento che serve a non far vomitare. Viene somministrato l'antiemetico a questa donna. La donna, come qualche volta succede nella vicenda di demenza senile, ha un momento di evidente lucidità e comincia a gridare: mi state uccidendo, mi state uccidendo. Anche se metti un'aragosta viva nell'acqua bollente, sentirete gridare l'aragosta. Il medico dice ai figli: mettetevi uno per lato, tenetela ferma. E 7 minuti dopo quella donna muore. Questa storia ho potuto raccontarla e Non capiamo o moriamo, perché per la prima volta dopo 16 anni la commissione di controllo sulle eutanasie in Olanda ha ritenuto che dovesse essere trasmessi gli atti alla magistratura. Essendo arrivati gli atti alla magistratura, li abbiamo potuti leggere e sono arrivati su alcuni giornali importanti all'estero. In Italia non ve l'ha raccontata nessuno questa vicenda, perché io sono andato a guardarmi le note e io speravo di trovare nelle note che la commissione dichiarasse evidente la criminalità di quel gesto, e invece in quelle note c'era scritto: usate questo precedente per costruire giurisprudenzialmente l'elemento della responsabilità del medico rispetto a queste vicende, deve essere il medico a decidere. Il medico non è punibile, dice la commissione di controllo sulle eutanasie in Olanda, perché solo il medico sa quando è il momento che bisogna arrivare a dare completezza all'espressione di volontà data 30 anni prima da quella signora, anche se 7 minuti prima di morire aveva detto che non voleva morire. Io penso che tutto questo che viene costruito proditoriamente nella nostra civiltà stia erodendo il senso stesso di comunità che noi dovremmo essere, dovremmo rappresentare. Tutto questo collasso di elementi valoriali, collasso che fa sì che se Attilio non ne può più della mia espressione, apre quella finestra e prova a buttarsi di sotto, qualcuno che è pure estraneo rispetto a Attilio farà un gesto per trattenerlo, perché nella nostra cultura. O qualcuno dirà: Attilio, rispetto al tuo gesto autodeterminato, ti do una spinta e ti butto di sotto. Marco Cappato fa esattamente questo, ti spinge di sotto. Nel nostro ordinamento giuridico questo si chiama aiuto al suicidio ed è punito con 12 anni di carcere. Nell'ordinamento giuridico di altri paesi questo è invece qualcosa da premiare o da fare se ti porti 15.000 euro appresso, quindi un business.
Noi preferiamo il nostro ordinamento giuridico? Lo consideriamo più progressista, umano, o vogliamo introdurre nel nostro ordinamento quella barbarie? Noi dobbiamo, siamo su questo crinale ora, eh? E lo capite che ci siamo ora? Perché l'approvazione della legge sul biotestamento è tra qualche ora, qualche giorno, qualche settimana. E noi non ci rendiamo conto di niente, a me questa cosa mi manda i pazzi. Questo libro trovate scritto che l'AIFA, la società che controlla la distribuzione dei farmaci in Italia, con una telefonata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel mese di marzo del 2015 ha deciso la liberalizzazione della pillola dei 5 giorni dopo. Così, dalla mattina alla sera. Non se ne è accorto nessuno. Risultato, testimoniato dai dati che raccolgo nel libro. In un anno si passa da 13.000 scatole di Ella One e Norlevo, questi sono i marchi, al consumo di 600.000 scatole. Qualcuno sarà stato contento di vendere 600.000 scatole. Per il nostro paese, per la nostra cultura della vita, per la nostra idea di famiglia, è il modo con cui hanno banalizzato l'aborto. E infatti lo chiamano contraccezione d'emergenza. Usano sempre il nome che serve a fregarvi. Vi dicono stepchild adoption, non vi dicono che stanno liberalizzando l'utero in affitto. Vi dicono gestazione per altri, maternità surrogata, e vi invitano Elton John a Sanremo. Così vi guardate Elton John e dite, ma sì, ma in fondo, che male c'è? E poi questa è la frase, no? Che male c'è se questo s'affitta il corpo di una donna che non ce la fa e che se la vende e la vende a Nichi Vendola, che per decenni mi ha voluto fare la testa così dicendo che il ricco non doveva opprimere il povero e che il corpo della donna doveva essere rispettato, finché non è diventato ricco lui, ha oppresso il povero e non ha rispettato il corpo della donna. Ma non è folle, non è irrazionale, che virus di pazzia è entrato in tutti noi se tutti noi non facciamo nulla. Se tutti noi manco ci accorgiamo che hanno fatto quell'operazione su Ella One e Norlevo. Se facciamo dire al ministro Lorenzin, che bello, qualche settimana fa, gli aborti sono diminuiti di 10.000 unità. E grazie alla minchia sono andati 50.000 in meno, in più hanno dato 600.000 scatole di pillola abortiva. E grazie che sono stati 10.000 aborti in meno. Non ci rendiamo conto di quello che sta avvenendo, non capiamo. E se non capiamo, amici cari, ve l'ho detto, i dati lo dicono chiarissimamente, la tenaglia si stringe, l'erosione dei nostri valori da una parte, l'azione di alcuni lobby, di alcune lobby pesantemente irrorate da denaro, soprattutto estero da una parte, e dall'altro l'invasione che viene dall'esterno, stritolerà quello che siamo. Ma mi pare che io domani, ieri sono dovuto andare in televisione a spiegare che è normale che in queste settimane si canti a scuola tu scendi dalle stelle o re del cielo. Ma vi pare che io ho dovuto litigare tra intellettuali? C'è chi pone l'intellettuale, scusate, mi sono sbagliato. Ho dovuto dire che il re del cielo è Gesù per la nostra gente. È Gesù e non c'è niente da fare, è così. Che quel crocifisso in quell'aula non ci sta per caso. E che possono mettere tutte le statue della Madonna che vogliono vicino ai cessi. Ci saranno sempre le mamme e i papà che porteranno allora i loro figli a scuola con i rosari in mano. Perché la risposta del popolo c'è. La risposta del popolo c'è se la sappiamo attivare. Se la sappiamo attivare, l'abbiamo visto con i Family Day. L'abbiamo attivata la risposta del popolo. Il popolo della famiglia è una struttura, realtà, che vuole fare tutto questo senza ambiguità. Consideriamo centrodestra, centrodestra e Movimento 5 Stelle molto ambigui sul piano valoriale, con le differenti distinzioni evidentemente, ma non mi dimentico che la legge Cirinnà passa solo perché centinaia di eletti del centrodestra sono andati a votare col centrosinistra quella legge infame. E che il divorzio breve passa perché tutto l'arco costituzionale, tutti i parlamentari di tutti i partiti hanno votato per il divorzio breve, 11 voti contrari. Che la legge sul biotestamento alla Camera è passata con 630 aventi diritto al voto e 37 voti contrari. Col governatore leghista
della Regione Veneto, Zaia, che dice che è favorevole con la libertà di coscienza di Forza Italia. Allora dico, adesso i cattolici che erano in piazza al Family Day si assumono la responsabilità di dare continuità nella lotta alla consapevolezza di un popolo che deve in questo momento conquistare una fetta che può essere determinante di consenso per condizionare la prossima legislatura e far sì che non sia la legislatura in cui si approva il matrimonio egualitario, in cui si approva la cancellazione dell'obiezione di coscienza per i medici non abortisti, la cancellazione dell'obiezione di coscienza per i farmacisti, l'utero in affitto, la legge sull'omofobia, già sono pronti a barattarla. Noi dobbiamo costruire un presidio su tutto questo, che questa legislatura qua ci hanno fregato su tutta la linea e sempre. Su tutta la linea e sempre. Nella prossima tocca fare qualcosa. E fare qualcosa vuol dire partire dalla consapevolezza che questo popolo ha una radice profonda e vera. Profonda e vera che può essere difesa con orgoglio. Oh, a me dicono di tutto, lo sapete, no? Tendenzialmente sul personale, però. Perché sugli argomenti fanno fatica. Sui libri poi proprio niente, non riescono mai a trovare mezza riga dicendo è falso quello, se ci fosse qualcosa di falso, state sicuri che sarebbero fatti i manifesti. Questo non gli riesce mai. Sono dati inoppugnabili. E allora mi devono dire omofobo, bla bla bla, bigotto ovviamente. Quella che preferisco è medievale. Ma arriva pure ogni tanto medievale, no? E allora io ricordo sempre a loro che insomma facessero una passeggiata a Norcia, vedessero quella basilica diroccata, andassero a pensare a ricordare San Benedetto e a quanto la radice del nostro monachesimo cristiano sia radice per la cultura europea tutta intera. Si ricordassero dell'Alma Mater Studiorum, la prima università dell'anno 1000, medievale anch'essa. Il giorno era a Padova, invece all'Università dei Padavini, anche loro, 1200. Si ricordassero persino di quei papi che, diciamo, non hanno dato grande prova di sé. Vi ricordate quello che proprio Dante odiava? Bonifacio VIII, no? Lo sbatte giù all'inferno. Io non riesco a avere in antipatia Bonifacio VIII perché vivo a Roma. Bonifacio VIII era ovviamente un po' paraculo, o simoniaco, come preferite, insomma. E si inventò il giubileo nel 1300, il primo giubileo della storia se lo inventa Bonifacio VIII. Perché? Per i soldi, per fare la gente a Roma coi soldi. E arrivano i pellegrini da tutto il mondo per il primo giubileo della storia della Chiesa. Non c'erano i Frecciarossa, mi sarà chiaro, arrivano a piedi, alcuni un po' affaticati, alcuni molto affaticati, alcuni non ce la fanno proprio più. Allora Bonifacio VIII apre il primo ospedale della storia moderna, si chiama Santo Spirito in Sassia, e se voi venite oggi a Roma e venite a San Pietro, vi fate una passeggiata e arrivate per via della Conciliazione, prima di arrivare a via della Conciliazione, guardate un attimo a sinistra sul Lungotevere, perché 717 anni dopo c'è il Santo Spirito in Sassia, sta ancora là, è ancora uno dei più importanti ospedali di Roma. Noi siamo quelli che hanno piantato una radice che non può essere sradicata, perché accanto a ogni chiesa noi avevamo una ruota, e in quella ruota una famiglia che non ce la faceva depositava il figlio a cui non poteva dare da mangiare, anche se era povera, anche se non poteva andare avanti, non lo gettava dalla rupe, lo depositava nella ruota accanto alla chiesa, perché si voleva dire con quel gesto che la dignità umana noi non la calpestiamo, non calpesteremo mai un essere umano debole e indifeso, che sia un bambino down, che sia un nascituro con una qualche difficoltà, che sia un depresso che non ce la fa, a cui serve una pacca sulla spalla e un aiuto, non una spinta per buttarlo di sotto. Noi saremo accanto a un malato, saremo accanto a un sofferente, e alla fine del nostro percorso di vita i nostri genitori muoiono negli ultimi giorni, ce li portiamo a casa e muoiono tra le nostre braccia. Questa è la nostra cultura, non gli facciamo il pentobarbital, perché nel loro dolore, nella loro sofferenza c'è la nostra radice, la nostra saggezza, il nostro essere popolo italiano, che è altra e meravigliosa cosa rispetto alla barbarie che vogliono introdurre qui. Grazie davvero, Bruno. Grazie.
sindaco, brevemente. Prima gli ho detto perché questo, per questo. A me è venuto uno spontaneo chiedimi perché in questa sede qui non ci sono molti miei amici che condividono con me la fede cattolica. Faccio un esempio di uno di questi miei amici. Mi dice, ma io leggo spesso le lettere che scrivi i giornali, però nell'ultima è citato Adinolfi, ho perso tutta la credibilità, tutti i punti che avevo di fronte a questa persona che condivide la mia fede, la mia parrocchia, eccetera. Ecco, questa gente qui, perché non è qui oggi? Io personalmente credo che siano i più duri, diciamo, a capire quello che sta succedendo. E nel momento in cui sarà troppo tardi, probabilmente non lo capiranno nemmeno. Ecco. Non ci perdonano, non mi perdonano, la metto proprio sul personale, l'idea di aver svolto questa battaglia in questa maniera, cioè averla portata sul piano politico. Il tuo amico con ogni probabilità non vuole votare Popolo della Famiglia, in sostanza. È questa partito, la questione. Capito il ma certo, ma è ovvio. È ovvio. Ma noi non dobbiamo imporre niente a nessuno. Chi vuole valuti e decida se è meglio votare per la stessa operazione del 2013, cioè mettere tutti insieme e poi sperare che non ci siano le ambiguità. Ognuno fa questa valutazione e di questa valutazione non sono davvero interessato a discutere. Chi è su un altro tipo di valutazione politica starà su un altro tipo di valutazione politica e poiché sugli argomenti non ti può dire niente, ti trovi esattamente nella stessa condizione mia. La metteranno sul personale e io sono lieto di assumermi poi io la parte dell'uomo nero, così ti evito un problema per te e io farò l'uomo nero, quello non è un problema, non è un problema, resta il fatto e quando ascoltate questo tipo di motivazioni la questione è sempre una, è uno che deve giustificare a se stesso perché continua a votare quello che ha sempre votato e non è per me un problema, per me il problema oggi è capire perché non è stato mai fatto niente in 25 anni da questi qua. Perché Giorgia Meloni è stata 15 anni a fare il ministro, vicepresidente della Camera, ha mai fatto una proposta di legge sulla famiglia? Una. Il reddito di maternità lo propone adesso, copiandolo a noi. E va bene, lo potevi fare, sei stato al governo in Consiglio dei Ministri 5 anni, ti assicuro che se mi metti 5 minuti in Consiglio dei Ministri succede qualcos'altro. E questo è il problema, è tutto qui. Che oggi in questa fase diranno tutti famiglia, 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 famiglia. E l'hanno fatto per decenni tutti i partiti. Poi, finita la festa, il giorno dopo si continuerà a fare potere, 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 che è l'unica cosa che interessa loro. Io ho una cosa che posso dire all'amico tuo, che dalla posizione di potere me ne sono andato. Quando essere un parlamentare del partito di maggioranza che correva per vincere quelle elezioni e diciamo pure su un'onda abbastanza positiva e giovane, forse faceva convenire fare altro tipo di scelte, tipo dare retta a papà. Voglio vederli, quelli che fanno scelte di questo genere. Io credo che però siamo in un frangente della nostra vita in cui o facciamo scelte coraggiose e determinanti, o signori, saremo travolti. Posso dirvi una cosa in più? L'Italia è in quel crinale. Può andare di qua o di là, ma nel mondo il conflitto è in atto, vi sarà chiaro. Ci sono le democrazie del nord Europa, c'è la Gran Bretagna, c'è la Germania, la Merkel che dice va bene il matrimonio omosessuale da libertà di coscienza, questo è il centrodestra, in Gran Bretagna il matrimonio omosessuale lo farà David Cameron, governo conservatore, così come lo fa François Hollande, socialista francese, così come lo fanno i socialisti spagnoli con Zapatero, non c'è colore da quel punto di vista. C'è un'altra cultura. Lo sconfittismo cattolico che ci fa dire ormai siamo travolti, ormai è andata così, ormai abbiamo perso e non potrà succedere nient'altro, deve sempre ricordare che al confine qui non è lontano, gli sloveni hanno avuto la legge sul matrimonio omosessuale, ma si sono organizzati come popolo, si sono collegati ai loro pastori e i vescovi sloveni insieme al popolo sloveno al referendum hanno vinto e cancellato la legge sul matrimonio omosessuale. Gli amici croati hanno scritto del matrimonio uomo-donna, l'hanno scritto nella legge costituzionale. Gli amici polacchi hanno recitato il rosario in 1,5 milioni al confine della loro nazione. Posso parlarvi dei rumeni, degli ungheresi. O volete parlare delle politiche sulla natalità confrontando Gentiloni con Putin?
7,2 miliardi di euro appena stanziati, perché ha visto che è abbattuta la natalità in Russia e per lui è vitale che nascano dei russi. E vi devo parlare persino di Donald Trump. Non è nel mio DNA. Non posso essere trumpiano, non ce l'ho proprio. Attilio è più trumpiano, tu sei trumpiano. Sono un monaco della prima volta. Per me era più faticoso, no? Però io invece di essere un trumpiano sono un americano, cioè sono uno che vive in America molto tempo. Ed ero in America quando c'è stato il dibattito, questo è stato tutto scritto in America, o capiamo o moriamo. Ed ero in America mentre c'era il dibattito tra Trump e la Clinton, l'ultimo dibattito prima delle elezioni americane. È meraviglioso, anche dal punto di vista del giornalismo, del mio mestiere, 100 milioni di telespettatori per un dibattito politico, è cosa meravigliosa. Vedo faticoso un Renzi Di Maio da 100 milioni di telespettatori, non mi suona tanto. A un certo punto di quel meraviglioso dibattito sulle idee, sui temi, si comincia a parlare di vita. Ah, parliamo di vita, di aborto. E Donald Trump pone la questione sulla sentenza Roe versus Wade. La cito in questo libro, potete studiarvela se leggete il libro. La Roe versus Wade, sintetizzo, è la sentenza che apre nel 1973, la sentenza della Corte Suprema Americana, che apre la storia, diciamo, della possibilità di abortire in America. Chiamiamola la sentenza che apre alla 194 americana, ma semplifichiamo così. Perché afferma che il bambino è pertinenza del corpo della donna finché non nasce. Affermando questo principio, la Roe versus Wade però apre poi una serie di conseguenze drammatiche, terribili, tra cui anche la pratica in alcune cliniche del network Planned Parenthood, che avete sentito nominare tra i principali finanziatori di Hillary Clinton. La pratica si chiama partial birth abortion, la descriverò nella maniera più effettiva possibile. Anche al nono mese viene partorito il bambino, ma in virtù della sentenza Roe versus Wade, che dice che finché il bambino è nel corpo della donna è pertinenza della donna, si tiene la testa nel corpo della donna e la si schiaccia prima di farla uscire, anche al nono mese. La partial birth abortion è una pratica che, lo capite da voi, insomma, è veramente barbara, assolutamente barbara, e viene adottata in alcuni stati americani nonostante George Bush avesse fatto un ban a questa pratica, che poi è stato parzialmente rimosso. Nel dibattito Donald Trump dice: io sarò per l'abolizione totale e assoluta della partial birth abortion e toglierò i fondi a Planned Parenthood, con questa famosa frase: I defund Planned Parenthood. La finanziata da Planned Parenthood ovviamente salta su e dice che no, la sentenza Roe versus Wade, la libertà, la donna, bla bla bla. Io sono convinto, ero lì davanti, non ero cittadino americano, non lo sono, ma era chiaro da cattolico che da astenuto mi sarei trasformato assolutamente in majorette di Trump. Datemi una D, datemi una O, la majorette grassa, perché ci possono stare, vedi che sei discriminatore. Cioè. E allora, Donald Trump, amici miei, l'ho messo in Non capiamo o moriamo, il 3 luglio di quest'anno, è andato a Piazza Kraczynski, a Varsavia, e nel silenzio dei nostri media, come al solito, ha tenuto un discorso davanti a 1,5 milioni di persone. E ha avuto, e ve l'ho trascritto perché avevo i brividi mentre lo sentivo, il coraggio di dire al popolo polacco: voi siete un popolo santo, un popolo che ha lottato nella notte della libertà, in cui tutto vi è stato cancellato, perché vi siete uniti attorno a un uomo che era San Giovanni Paolo II, e lo avete seguito partendo dagli ultimi, partendo dagli operai dei cantieri Lenin di Danzica, partendo da un'aggregazione di popolo che è stata Solidarność, e voi vi siete rialzati in piedi insieme a San Giovanni Paolo II pronunciando tre semplici parole: We want God. Noi vogliamo Dio. Ma quale leader occidentale avrebbe pronunciato un discorso del genere? E siamo ormai ridotti, Attilio, noi cattolici, a dove senti uno che, ti assicuro, con noi ha davvero poco a che spartire, perché noi non siamo più in grado neanche di immaginare discorsi così. O tu pensi che Casini, Maurizio Lupi o Lorenzo Cesa o il ministro Costa andranno a fare discorsi di questo genere?
perché noi valorialmente ci siamo azzerati, ma siamo dentro questa battaglia. E l'Italia è dentro questa battaglia, ed è una battaglia che si sta combattendo a livello mondiale, con forze enormi che sono in campo. E noi dobbiamo semplicemente trattenere il nostro paese nel campo della civiltà. Tutto qui. Dobbiamo semplicemente essere ciò che siamo sempre stati, orgogliosamente italiani e cristiani. Visto che hai fatto il mio nome più di quanto non l'abbia fatto mia moglie negli ultimi 20 giorni. Perché sono un fan televisivo, capito? Del tuo lavoro. Quindi. Per me è come avere Belen davanti. Volevo completare la sua, ciò che ha detto Luca. Diciamo che molti amici con cui magari, se sono cattolici, siamo nella stessa fila a fare la comunione la domenica. E siamo in sintonia quindi sulla visione antropologica, se evitano di venire ad ascoltarti o se evitano di ascoltare quello che pensiamo, è anche perché se le notizie non vengono riportate sul Corriere, Repubblica e giornali affini, automaticamente diventano fake news. Fake news, prima lo sapevamo noi che funziona così, adesso ci vogliono un'altra emergenza di fine legislatura, è diventata questa. Ci stanno riempiendo la testa di questo concetto, cioè tutto ciò che non viene da in mass media accreditati sono fake news. Per ora non punibili per legge, però presto. Beh, tu sei una fake news vivente perché l'amico Montagna di Zucchero, cioè Zuckerberg, che è zucchero solo a parole ma nei fatti sappiamo cos'è, ti blocca perché non si possono dire, perché ciò che dici sono fake news, quindi la pena la stai già subendo. Ma non è lui che blocca. Sì, va bene, non è lui che blocca, però gli algoritmi vengono... Gli algoritmi vengono fatti partire dalla LGBT, partendo da Brescia. Allora, questa però è una cosa molto importante. Vi trasformano dei fatti e ve li fanno sembrare veri. La battaglia sulle fake news è una battaglia sulle news che non piacciono al potere, semplicemente è questo. Io vengo sistematicamente bloccato su internet, dai social network, ormai non so quanti mesi sono arrivato di pena, per dire delle cose veramente molto banali. Mi dispiace di non sembrare molto più rivoluzionario, ma dico cose di cui i figli nascono da un maschio e da una femmina, cose così, bloccato. Che vi devo dire? Ormai sorrido e ho cercato anche la parte positiva di tutto questo. Questo mi ha proprio fatto venire voglia di andare in giro. Io so tutti i giorni, oggi sono a Villanova sul Clisi, domani a Treviglio, il giorno dopo a Sacile, il giorno dopo a Udine, il giorno dopo ancora a proprio in confini con la Slovenia, a Staranzano, che devo proprio cercarmelo sul navigatore, perché non ho idea. Mia moglie, eccola qua, sei testimoni, Silvia Bardolesi, ma ha appena scritto: bravo che parli di famiglia, ricordati che ne hai una. E c'ha le sue ragioni. C'ha le sue ragioni. Oggi è domenica, forse potevo, no? Però non conta internet. Non conta come ci fanno pagare il fatto che vogliamo testimoniare la verità. Non conta il bavaglio, non contano gli insulti. Sì, faccio fatica a spiegare a mia moglie quando scrivono: tua figlia di 7 anni deve essere impiccata, e Attilio è testimone, che non è un commento su Facebook, è l'articolo di una testata che ha scritto una cosa del genere, della comunità LGBT. Faccio fatica a spiegare a mia moglie che dobbiamo stare in battaglia e sopportare. Questo avviene tutti i giorni con insulti pesantissimi. Non ci dimentichiamo però che la promessa era scritta nel Vangelo: hanno perseguitato me, perseguiteranno voi. E io, signori, sono l'ultimo dei peccatori e a me sto all'ultima panca. E come dico sempre, sono una lampadina fulminata, luce da me non ne posso dare. Spero sempre in Dio che tramite questa
Capoccia riesca a fare un po' di luce in qualche modo, è riuscito a trasformare un assassino dei cristiani nel primo degli apostoli, e faccia qualcosa pure con sto ciccione, che vi devo dire. Però quello che dobbiamo fare è ricordarci che i cristiani devono pagarla la testimonianza della vita, non arriva gratis. Non è facile, non è semplice, non è, è estremamente faticosa, ma è scritta nel nostro essere. Il nostro Dio muore in croce, non va trionfante alla vittoria, muore in croce e muore da mite. Quando sono saliti l'altro giorno sul palco, non so se avete visto, a Novara è arrivato uno nudo e mi ha messo le mani addosso, no? E dopo era anche simpatica per certi versi la scenetta, ma va sicuro, e quando arriva uno, tu stai parlando e ti arriva uno da dietro e uno davanti, che uno ti mette le mani addosso e un altro ti punta una cosa in faccia, per qualche secondo non sai bene cosa sta succedendo, ti si gela un po' il sangue nelle vene. E poi per fortuna era una cosa, chiamiamola gugliardica, ma insomma era comunque un'aggressione che non doveva accadere. Ma quel tipo di prezzo è niente rispetto a quello che hanno pagato i cristiani e che pagano ogni giorno i cristiani per testimoniare la verità. Ma ce lo ricordiamo, sì, questo. Ci dobbiamo far spaventare da Zuckerberg, dal bavaglio, dal dibattito sulle fake news, dagli insulti su internet, dalla comunità LGBT che mi denuncia ogni settimana. Ogni settimana mi denuncia. Per poi io devo andare in tribunale, andare al giudice dell'udienza preliminare, ogni volta il PM archivia, archivia. Io ho la stanza piena di cartoncini verdi di archiviazione. Uno l'ho fatto anche fotografare e mettere su internet da mia moglie. Perché ogni volta dicono le parole di Adinolfi non sono offensive. I dati che ha citato sono verificati. Non ha insultato nessuno. E allora l'intimidazione arriverà sempre. Perché ovviamente dovete andare a avere un avvocato che quel giorno ti difende, studiarti la pratica, fare, costa soldi, costa tempo, costa fatica, costa tensione. Costa tua moglie che dice, ma che stiamo a fare tutti i giorni, tutto l'anno, tutta la vita, appresta sta roba? E bisogna farlo, con la tenacia, vinceremo solo con la tenacia. Davanti a ogni amico che ti dirà Adinolfi brutto, c'ha pure ragione, ma insomma, rispondi se bello te, Adinolfi non abbastanza cattolico, Adinolfi divisivo, Adinolfi... Perché il problema non è Adinolfi in realtà, il problema è solo che questo conflitto è un conflitto pesantissimo, è un conflitto determinante, si combatte adesso, si vince o si perde adesso, e noi abbiamo il dovere di ricordarci che i cattolici anche nel recente passato hanno dato la vita, ci sono morti in Italia. Il mio maestro, il mio primo maestro di politica, dove andavo a fare i corsi di formazione, ieri abbiamo fatto un corso di formazione del Popolo della Famiglia a Roma per i dirigenti del Popolo della Famiglia, siamo l'unico partito in Italia che fa i corsi di formazione invece di fare la spartizione delle merende. Noi abbiamo fatto un corso di formazione, bene, quando io avevo 13 anni mi sono avvicinato alla politica, poi sono stato allevato e cresciuto con i corsi di formazione dove ti dicevano non puoi neanche parlare, devi ascoltare e basta, perché la prima cosa è che devi formarti, devi sapere prima di uscire là e dire qualcosa, essere rappresentante nostro, perché se non sai dici castronerie. E il professore che mi rimproverava, mi faceva stare zitto, a 16 anni è dura accettarlo sempre quando sei un po' un cavallo pazzo tipo me, ma aveva ragione. Scriveva una riforma importantissima per questo Stato, era la riforma del cittadino arbitro, era vicino, era un senatore, era vicino alla presidenza del Consiglio, un consigliere del Presidente del Consiglio, si chiamava Roberto Ruffilli. Tornato a casa, a Forlì, ha trovato due ragazzi dentro il salone di casa, l'hanno fatto inginocchiare, gli hanno puntato una pistola col silenziatore alla nuca e gli hanno detto di la tua ultima preghiera, e poi hanno sparato per ucciderlo. Signori, costa caro, costa fatica, in alcuni casi è costato la vita, ma i cattolici in questo paese sono stati il nerbo che hanno tenuto in piedi uno Stato che è stato sempre travolto da elementi di irrazionalità, da elementi di follia, da elementi che volevano cancellare quelli che venivano chiamati gli stereotipi, che venivano chiamati i perbenismi, le tradizioni. Noi abbiamo sempre resistito quando questa roba arrivava e sembrava invincibile, quando arrivava
il 68, quando arrivavano gli anni di piombo, quando arrivavano i terroristi armati, quando arrivava un papa che è stato preso a pistolettate. Abbiamo sempre, sempre, sempre resistito, perché alla fine l'anima di questo paese siamo noi. Noi siamo la vera resistenza di questo paese. Andiamo alla nostra battaglia. A noi la battaglia e addio alla vittoria. Grazie davvero. Grazie a tutti. Se qualcuno ha il libro, mi fermo e glielo firmo, visto che l'avete preso. Due cose solo. Dal punto di vista organizzativo, all'uscita trovate, chi lo vuole, la possibilità di acquistare il libro. Mario ha dato la disponibilità eventualmente anche a firmarlo. Vi invito anche a lasciare i vostri indirizzi. Le iniziative hanno un costo. Se qualcuno di voi volesse partecipare, se ritenuto un'iniziativa interessante, c'è una cassettina e può lasciare un'offerta libera, ci permetterà di pagare questa iniziativa e farne delle altre, tra le quali vi ricordo l'evento di padre Maurizio Botta il 9 febbraio al Cinema Corallo, organizzato in collaborazione con la parrocchia di Villa Nuova. Grazie. Ciao Francesco. Ciao Mario. Grande, grande. Grosso, solo grosso. Il mio è nessuno.